Siamo Emilio Meregalli e io Giuseppe Fagliardo. leggeremo l'analisi del testo della sera del dì di festa. Anno di pubblicazione 1819 o 1821. Nella prima strofa viene descritto un calmo paesaggio notturno, la luna e la silhouette dei monti, in generale un clima di calma che viene poi contrastato dalla descrizione di una donna che gli ha spezzato il cuore. Nella seconda strofa viene descritto cosa succede mentre la ragazza dorme e scopriamo che prima di andare a dormire stava festeggiando. Il narratore aggiunge che crede che la donna stia sognando tutte le persone a cui può essere piaciuta, in contrasto a quanti invece sono piaciuti a lei, e dice che non osa neanche immaginare di apparire tra queste ultime. Nella quarta strofa scopriamo che il narratore è in fin di vita e si sta agitando per terra pensando a questa donna. Viene poi descritto un artigiano che torna a casa dopo il dì di festa, che ha sentito per strada mentre il suo cuore agonizza. Nella quinta strofa il giorno festivo si conclude e inizia il giorno feriale che è caratterizzato da una forte nostalgia. Nella strofa seguente il poeta racconta di quando era bambino e aspettava in agitazione nel letto questo fatidico giorno festivo. Nell'ultima strofa il poeta, a notte fonda, sente il canto che si allontana piano piano. In quel momento prova un'emozione negativa data dalla consapevolezza di aver quasi sprecato il giorno di festa non avendovi partecipato. Ecco, è fuggito con questa frase, l'autore parla di festa, ma anche della vita. Fa capire che come i giorni che la vita finisce, e il momento è arrivato. Un canto che s'udì per i sentieri, lontanando morire a poco, gesto in mente mi stringeva il cuore. Crediamo che quanto appunto sia significativo, perché il poeta descrive come le altre persone si siano godute la vita mentre lui l'ha passata, agonizzando nell'angoscia e nella consapevolezza che la felicità è un'illusione. In questo racconto l'autore vuole paragonare il dì di festa alla vita e come Foscolo paragona la sera alla fine della vita, alla morte. Durante questa transizione, il protagonista pensa a questa donna che vede bellissima, ma che non vede lui, rappresentando il fatto che lui non ha mai avuto un amore felice. Il tema della festa a cui non ha partecipato rappresenta quella che lui vede come una felicità effimera, finita, che si può ottenere solo accontentandosi, come l'artigiano torna alla sua povera dimora dopo aver festeggiato. Commento critico, cioè questa sera che abbiamo paragonato a quella di Foscolo, a differenza di quest'ultimo, è triste e rassegnata, mentre con Foscolo era la sera di un animo guerriero. Qui si capisce che il protagonista è rassegnato a determinate cose che simulano molto bene la felicità. Ma arrivare a dire che la felicità si ottiene solo accontentandosi, secondo noi, è sbagliato.